Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e oggi andremo a vedere il trailer di GTA 6, il Grand Theft Auto che aspettavamo da circa 10 anni. Però lo andremo a guardare secondo la prospettiva di un PC gamer, di qualcuno che ne capisce un pochettino di grafica, e cercheremo un attimo di farci un'idea su come sarà il nuovo Grand Theft Auto 6. Ad ogni modo, prima di cominciare, vi ricordo che c'è lo sponsor, che dura circa 40 secondi, e se volete potete skipparlo, ma come sempre io vi consiglio di non farlo. Stanchi di questa scritta? Cookies è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e soprattutto chiavi ufficiali per Windows 10, che ovviamente sono upgradabili a Windows 11. Basta cliccare sul prodotto che vi interessa, continuare su Acquista ora e non dimenticate di inserire il codice sconto WKG per un 25% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Dopo aver scelto il metodo di pagamento a voi più congeniale, basta andare nel vostro centro utenti per vedere che l'ordine è già stato erogato. E se invece volete direttamente una chiave di Windows 11, il procedimento è lo stesso. Cliccate sull'icona corrispondente, andate su Acquista ora, inserite ancora una volta il codice sconto WKPG per un 25% di sconto e voilà, il gioco è fatto. Per l'attivazione basta scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows, inserire la chiave che vi è arrivata nel vostro centro utenti e il gioco è fatto. Cookies, tutti i link in descrizione. Allora, io ho visto qualche immagine del trailer, non l'ho ancora visto tutto in maniera integrale, e sono in effetti molto molto curioso di capire cosa Rockstar abbia in serbo per noi con questo nuovo Grand Theft Auto 6. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, possiamo cominciare. 3, 2, 1 e si va. Ok, prima di tutto non ci sarà musica in questo trailer, onde evitare problemi di copyright, per cui ci sarà la musica di sottofondo che sentite già ora, capitemi, sennò poi mi demonetizzano il video, ma andiamo a vedere. Ok, ok, la grafica è molto evocativa, colori molto caldi. Davvero una figata. A livello di impatto grafico e bellezza grafica, beh, Rockstar ci ha sempre abituato a tanta tanta qualità. Una cosa mi ha stupito fino ad ora, l'incarnato di tutti i personaggi e la qualità delle texture della pelle. Tranne qua, questa sembra una bambola, ma ok. Vice City? Ok, bello il twerk, belle le luci. Che figata. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Vedo che i social media saranno anche qui molto molto importanti. Social media, televisione, come è sempre stato. E adesso, sì, il trailer lo sto guardando in 4K, ogni tanto internet fa le bizze. Ok, finora ho visto una grande... wow, una grande cura per quanto riguarda gli effetti cinematografici e l'illuminazione. Ok, ambientato Vice City, per forza. Grand Theft Auto coming 2025. Ovviamente io so che uscirà nel 2025 su console next gen, quindi su PC dovremmo aspettare circa un annetto per vederlo. Andiamo un po' però a vedere nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dalla grafica di questo GTA 6. Come detto all'inizio, andremo ad esaminare un pochettino la grafica. La grafica è l'insieme di tutto ciò che guardiamo, quindi dettaglio, illuminazione, atmosfera, contrasto nell'immagine e così via, i colori soprattutto. E dato che siamo a Vice City, una città di mare fondamentalmente, chi si ricorda il vecchio Vice City si ricorderà in effetti l'illuminazione al neon che c'era su PlayStation 2, tutte queste cosine molto molto carine. E possiamo notare come c'è un gran dettaglio per quanto riguarda l'illuminazione naturale. Questa è la luce del sole. Da qui possiamo vedere i classici God Rays, praticamente sono questi dettagli della luce che entra in un'ipotetica lente cinematografica e rende il tutto molto molto più evocativo e molto più immersivo. Ci sono anche un po' di nubi volumetriche, possiamo vedere, perché c'è una foschia
che in lontananza va a nascondere un bel po' di dettaglio. Questo è un trucco che utilizzano gli sviluppatori per permettere al motore di gioco di non renderizzare troppo in lontananza e quindi di appesantire tutto il gioco. Questo primo shot è davvero davvero bello, possiamo notare un sacco di dettaglio, una marea di modelli di auto, possiamo vedere un aereo in lontananza che spero si potrà pilotare, ma ok, fa una, uccelli che volano, ma andiamo avanti. Anche qui in questa immagine potete vedere la classica Sunstar. Praticamente questo è un trucco fotografico: quando si prende una macchina fotografica o una telecamera e si va a chiudere la lente davvero davvero tanto, il diaframma della lente permette alla luce del sole di creare questi raggi intorno alla sfera infuocata, appunto, che è la nostra stella. Questo è un bel effetto, devo essere sincero, sono abbastanza sicuro che GTA 6, almeno su PC, supporterà il ray tracing, quindi riuscite a immaginare questo gioco con questo dettaglio grafico e effetti di luce, di riflessione e rifrazione dinamici in tempo reale? Sarà davvero una figata. Il tutto sarà appesantito? Ne parleremo dopo, forse. Ancora qui, anche in questo shot, vediamo quanto la luce sia importante. Al cinema, nelle fotografie, la luce è ciò che permette all'artista di andare a disegnare l'immagine. Quindi GTA ha sempre, soprattutto col 5, ha premuto molto sulla qualità cinematografica delle cutscene. Questa è davvero davvero una bella immagine. Attenzione, questo è un trailer, sono immagini prese ad hoc, sicuramente loro vogliono mostrare il meglio del meglio del meglio, ma vi dico che anche in 1080p si riesce a vedere la pulizia delle texture della pelle. Suppongo questa qui sia una dei due personaggi, Lucia, a quanto ho capito. Si riesce a capire bene quanto la texture della pelle sia veritiera, vedete un pochettino le piccole imperfezioni della pelle qui sulla fronte, sul collo, davvero tanta tanta roba. Poi qui ovviamente c'è un vetro, suppongo che questo qui sia un carcere, e chissà se in effetti grazie al ray tracing attivo si potrà avere questo effetto in game in tempo reale, cioè la luce permea attraverso il vetro e distorce tutto ciò che si vede fuori, davvero davvero bello. Qui possiamo vedere un altro effetto cinematografico dovuto all'ottica che viene utilizzata per fare lo shot, e cioè la profondità di campo, la depth of field. In pratica il personaggio che deve essere messo a fuoco, in questo caso è questa signora che suppongo sia la direttrice del carcere, non lo so, e tutto ciò che vediamo a sfondo è sfocato. Questo è un effetto che appesantisce di poco la scheda video, la performance del vostro sistema, e che comunque dà un effetto più realistico al tutto, appunto un effetto più cinema, più da film, più cinematografico. Io tendenzialmente la tolgo, perché se acquisto un gioco voglio che tutto il mio gioco sia a fuoco, così da poter notare ogni minimo dettaglio. Anche qui toni molto caldi con il ray tracing sarà una bomba, secondo me. Qui ci dà un pochettino uno shot di ciò che sarà l'ambientazione: mare, belle texture dell'acqua, almeno l'acqua non sembra una gelatina blu che si muove, davvero un grande dettaglio anche per quanto riguarda i palazzi. Se si zoomasse a risoluzione massima, sono certo che si potrebbe vedere un bel po' dei dettagli dei palazzi, soprattutto la vegetazione, c'è davvero tanta vegetazione, per non parlare, attenzione, del carico poligonale che si ha qui sulla spiaggia, perché ci sono davvero una marea di ombrelloni, è estremamente viva la città, è estremamente realistica. Mi domando in effetti quanto possa andare a pesare sull'hardware che si utilizza. Ancora una volta, anche in questo shot, grande importanza per quanto riguarda l'illuminazione, toni estremamente caldi, bello perché siamo al tramonto in effetti, uccelli che volano, veicoli acquatici. Questa è una palude della Florida più o meno, perché non so se sapete che in Florida ci sono appunto queste imbarcazioni che fanno fare dei giri per le paludi per vedere coccodrilli, fauna locale e l'ambiente. Molto molto figo questo shot, davvero bello. Vediamo fenicotteri, oche,
alligatori che sono qui praticamente a chillarsela tutti quanti insieme. Questa è un'oca, queste qui bianche dovrebbero essere oche o anatre comunque. E sono stupito dal dettaglio della vegetazione. Mi piace davvero tanto. Anche i modelli poligonali dei fenicotteri sono molto molto realistici, molto molto belli. Anche qui possiamo vedere, per quanto riguarda lo sfondo, questa nebbiolina che, come ho detto prima, è un trucco di sviluppo per permettere al motore di gioco di non renderizzare troppo e di non appesantire la performance del vostro hardware. Davvero davvero bello. Questo è uno shot interessante perché ci mette a paragone una marea di modelli poligonali. Per quanto riguarda il dettaglio grafico, questi sono NPC, attenzione, quindi non sono personaggi giocanti, non sono le persone che noi avremo davanti per l'interezza del gioco, ma noto effettivamente una pulizia grafica estremamente interessante e oltretutto una marea di skin tone. Perché abbiamo appunto razza caucasica, afroamericano, gente probabilmente ispanica o abbronzata. Guardate il riflesso di questa signorina che ha sicuramente della lozione solare addosso, il riflesso della luce. Bello bello bello. In lontananza comunque la profondità di campo, vedete, noi qui siamo perfettamente a fuoco sulla ragazza col costume azzurro e dietro il tutto si va sfocando piano piano. Davvero davvero bello, ma Rockstar ci ha sempre abituato a un livello grafico estremamente alto, quindi ho davvero delle grandi speranze per questo GTA 6. Oltretutto la palette cromatica, bella, davvero bella, è una spiaggia, è realistica. GTA, per quanto possa essere strano, per quanto possa essere bizzarro, nelle sue iterazioni ci ha sempre voluto far immergere in un mondo vivo, in un mondo realistico in cui poi noi avremmo potuto fare il casino più casino che potevamo mai creare. Questo qui è uno shot di inseguimento su dei motoscafi, sicuramente sono è un inseguimento. Non mi piace molto la dinamica dell'acqua, ma questo appunto è il trailer, sarà da vedere in game. Per quanto riguarda invece le texture dell'acqua, sì, ci sta, no, mi sembra abbastanza realistico anche, anche nella fisica. Adesso lo rivediamo. Sì, vabbè, ci sta, è abbastanza realistico. Qui invece della sta ripresa, davvero molto molto bella. Vediamo i palazzi in lontananza sempre sfocati per la profondità di campo. Il dettaglio, guardate il dettaglio della texture del vestito. Questo è in 1080p, attenzione, è in 1080p, comunque riuscite a notare per bene il vestito della ragazza qui. Davvero davvero una bella immagine. Illuminazione dinamica, qui non saprei in effetti. Vi posso però assicurare che con il ray tracing questo gioco potrebbe apparire ai livelli di Cyberpunk, o meglio, sarei curioso in effetti di vedere tutti questi colori a neon come apparirebbero con il ray tracing attivo e con una scheda video in grado di supportare tutta questa, tutto questo dettaglio e queste impostazioni grafiche. Davvero carino, mi piace molto l'effetto di illuminazione su questo palazzo, poi davvero davvero realistico, davvero bello. Bande, mi ricorda molto GTA San Andreas quando c'erano i messicani e tu andavi a fare le gare di auto moddate. Ad ogni modo, il dettaglio grafico qui è davvero davvero alto. Guardate questa moto, ma la moto è impressionante da vedere. Riuscite a vedere benissimo il motore, tutte le varie parti appunto della motocicletta. I cerchioni della macchina, qui è in movimento, ma comunque si notano davvero bene. Un sacco di tipi di personaggi, davvero tanti, per non parlare degli outfit tutti diversi. Davvero una figata. Mi domando se però in game il tutto sarà così, perché questo è un trailer, ripeto, questo è un filmato pre-renderizzato. Se in game ci sarà una varietà come questa che stiamo vedendo di personaggi non giocanti, beh, potrebbe appesantire tanto il vostro hardware. Però immaginate il livello di immersività, davvero tanta tanta roba. Adesso siamo in 1080p, ripeto, e diamo un'occhiata un pochettino ai cavi sopraelevati. Non c'è aliasing. Forse qui, ma qui forse è un effetto voluto, non so se qui è dovuto al trailer, ma manca un pezzo di cavo, ma ok, sti cavoli. Per quanto riguarda i cavi dell'alta tensione, da altre parti non noto brutture o storpiature. La palette cromatica è comunque eccezionale, una pulizia grafica assurda. Lo skyline
No, qui è praticamente assente perché non c'è nulla che vada a delineare il cielo. Però il colore del cielo è come se fosse in una foto praticamente. I raggi del sole battono sulla superficie solare a diverse, sulla superficie terrestre, scusatemi, a diverse angolazioni e creano varie sfumature di azzurro, davvero davvero bello. Questo è interessante perché vediamo luce dinamica. Questa è luce dinamica. Guardate come questi cerchi con i fuochi d'artificio, con il Bengala, creino un'ombra qui e illuminino la parte frontale. Cioè è bello, davvero bello. Poi qui abbiamo luce al neon, questo qui sarà uno strip club. Sì, tutti ci abbiamo passato ore nello strip club di GTA San Andreas, GTA 5. È inutile che scuotiate la testa e dite no perché ci sono le vostre fidanzate. Lo sappiamo, siamo maschi, lo sappiamo, dai. Qui una cosa molto figa, guardate la pelle di questo personaggio, guardate il dettaglio dei denti oro, le texture sono davvero davvero top notch, cioè per farvi capire non sono quei personaggi che sembrano dei pupazzi, sono estremamente realistici, non sono lisci, nessuno ha la pelle perfetta, quindi nel mondo reale ovviamente, quindi è giustissimo che ci sia questo livello di dettaglio. L'ombra che poi viene castata sulla fronte di questo personaggio perché ha i capelli che non permettono alla luce del sole di passare, è molto realistica, la profondità di campo è ottima e porca miseria, questo è praticamente, non dico che sia cinema, ma ci avviciniamo davvero tanto. Questo effetto qui potrebbe sembrare un difetto grafico, ma non lo è. Se voi faceste una foto in questo momento con una buona lente e che vi permette un'ottima, una piccolissima, scusatemi, profondità di campo, l'effetto sarebbe il medesimo, davvero tanta tanta roba. Bello, questo è bello. Notte, non c'è nebbia. Qui vediamo bene lo skyline di Vice City. C'è un tripudio di luci, ma guardate le macchine poi, estremamente realistiche. Forse la luce va a disperdersi, non in maniera estremamente morbida, ma perché forse qui il ray tracing non è attivo, non vi saprei dire. È abbastanza realistico. Io ho preso d'occhio questa macchina, ma qui la luce dei fari è comunque molto molto più realistica. Oltretutto guardate la luce dei vari balconi qui sui palazzi. Se questo è con il ray tracing attivo, c'è tanta tanta roba da vedere. Anche qui davvero, mamma mia, guardate gli effetti dei neon, delle varie luci colorate a livello della strada o comunque sui balconi. Estremamente realistico. Hotel Dixon. Il mendicante qui, che figata, è spettacolare. Oltretutto c'è la Cheetah, questa è una delle macchine che tutti volevano in GTA, la Cheetah, che in questo caso mi sembra quasi una Ferrari, questo mi sembra quasi un cavallino rampante. Bello, voi immaginate camminare in macchina o a piedi per le strade di Vice City e vedere tutti questi fari, tutti questi neon con rifrazione e riflessione dinamiche. Secondo me, Madonna, servirà una 6090 per farlo girare bene. Oddio, anche se dobbiamo un attimo ragionare su questa cosa. Bello, bello, si fa molta molta pressione o comunque si porta lo spettatore a guardare molto queste luci dinamiche. Questo qui è un club, guardare come le luci appunto siano realistiche. Molto desaturato, devo essere sincero, mi sembra molto desaturato perché normalmente il nostro occhio vedrebbe qui tutto nero e illuminato solamente dove la luce va a battere. Questo è uno standard cinematografico degli ultimi anni, cioè al posto di contrastare e saturare l'immagine, si abbassa il contrasto, si abbassa la saturazione, così che il tutto possa essere, diciamo, esposto non alla stessa maniera, ma che ci sia una buona omogeneità tra le luci, le alte luci, le ombre. A livello registico è girato davvero bene questo trailer. Qui vediamo ancora come la profondità di campo dia realismo a tutta l'immagine. Vedete questa zona che è tutta quanta non a fuoco, mentre il fuoco più o meno è in questa zona. Bello, bello, bello. Qui vediamo dei traghetti cargo, motoscafi, yacht. L'acqua mi sembra estremamente realistica, vi ripeto, ho solo un po' di paura per quanto riguarda la dinamica, quindi la fisica dell'acqua, ma da quello visto fino ad ora è solo quando un'imbarcazione c'è all'interno e uno presta attenzione agli schizzi d'acqua che potrebbe far storcere il naso fino ad ora. Però anche da qui non dico che si distinguano individualmente
ogni albero, ogni pianta presente a terra, però porca miseria, il colpo d'occhio è spettacolare. Oltretutto anche qui la palette cromatica davvero magistrale. Ok, qui possiamo vedere una modella che non è perfetta, nel senso non ha la classica pelle liscia tutta uniforme. Qui ci sono vari nei, non so se questo qui è un neo o comunque, non lo so, un'imperfezione della pelle. Qui abbiamo un altro neo. Il sole, oddio, qui probabilmente in fotografia questo effetto si ottiene mettendo un filtro, un mega deflettore davanti alla modella, perché qui siamo su un palazzo, questo qui è l'attico, un super attico di un hotel o di un palazzo, il sole dovrebbe battere molto molto più forte. Guardate infatti qui come magari con il costume bagnato, come il sole crea questa riflessione sul costume di quest'altra ragazza, davvero davvero molto molto bello. Qui mi piace di meno, non so perché, può darsi che abbia la protezione solare, cioè io adesso sto guardando per la prima volta, quindi mi sto facendo tutte le varie teorie, non c'è nessuno c'ha ancora giocato, quindi non saprei. Avrei voluto vedere magari qualche riflesso qui sui gioielli, perché questo qui presumibilmente è argento, oro, un metallo. Il metallo riflette la luce. Magari anche sugli occhiali. Può darsi che il ray tracing non sia attivo in questa scena, perché avrebbe dato probabilmente un altro effetto. Profondità di campo anche qui ottima. Guardate come la parte sfocata sia in effetti estremamente realistica. E guardate come attraverso il vetro si riesca a percepire la variazione di colore dello sfondo dell'immagine, davvero davvero carino. Come detto prima, i social media saranno forse centrali in questo GTA 6, Dead Bod Squad, lo squadrone del corpo da papà, il corpo quello che non è estremamente allenato, estremamente tirato, divertentissimo. Questa qui è un'immagine che mi lascia, a livello di pulizia grafica e dettaglio, un po' meh, sincero, però possiamo tranquillamente giustificarlo. Stiamo guardando attraverso un cellulare, attraverso uno smartphone, quindi il tutto è compresso, è normale che non ci sia un dettaglio assurdo. Quindi se comunque ci dobbiamo aspettare questo tipo di dettaglio grafico quando andremo a utilizzare uno smartphone in GTA 6, io sono più che soddisfatto. Questo qui si vede, è una ripresa fatta con uno smartphone, anche l'effetto di il motion blur praticamente, è quello di una storia Instagram, diciamo, guardate, o comunque di una telecamera per un documentario, un telegiornale, molto molto bello. Guardate il taglio grafico della vegetazione, davvero davvero figo. Forse c'è un piccolo errore di profondità di campo, perché io il fuoco lo vedo qui e qui, però è palese che queste piante siano dietro il soggetto. Oltretutto vedo il fuoco qui, vabbè, ci sta, nessun problema. Belli riflessi sull'acqua, qui vedete, questo è importante, ci sono i riflessi delle due sedie. Quindi qui il ray tracing è attivo o è un'immagine pre-renderizzata. Ad ogni modo non c'è male, non c'è davvero davvero male. Bella anche la luce, che non è estremamente forte perché vediamo qui è nuvoloso, quindi c'è stato un grande studio per quanto riguarda le riflessioni della luce. Questo è interessante. Qui possiamo vedere nubi volumetriche dovute agli pneumatici delle auto che stridono sull'asfalto. Vediamo le luci proiettate dai fari e come la luce venga ammorbidita da tutto il fumo che viene creato, perché la luce passa attraverso un corpo di densità diversa rispetto a quello dell'atmosfera, e quindi vedete qui le luci come sono più definite, qui invece si ammorbidiscono. Questa è veramente una bella immagine, davvero davvero figa. Guardate poi come la parte dell'auto che viene illuminata direttamente, come viene sovraesposta e si perde dettaglio. Se riuscissimo ad avere questo livello di dettaglio in game, sarebbe una delle grafiche migliori per quanto riguarda questi piccolissimi particolari che abbiamo mai visto. Qui abbiamo lo stesso effetto di sovraesposizione del metallo. Guardate qui, queste qui non so se sono luci al neon messe a terra o comunque il lampione che proietta la luce. Davvero davvero figo. Guardate, poi si riesce tranquillamente a distinguere, questo qui è un faro a LED, perché la luce è molto più fredda, anche qui c'è un faro a LED. Questi qui sono fari normali. Questo qui, anche qui, anche questo qui è un faro normale perché è più giallo. Bello, bello, bello. Questo davvero davvero bello.
Ok, qui abbiamo di nuovo l'effetto di prima, sovraesposizione della luce. Qui abbiamo la Starsun e porca vacca, estremamente realistico, si vede, è una dashcam, probabilmente una dashcam posta su una macchina. E anzi, la qualità è fin troppo buona per essere una dashcam, perché le dashcam non hanno una profondità di campo come riusciamo a vedere qui. Magari questi cartelli sono molto lontani, il punto di fuoco è qui, però questo è più da un look da mirrorless o videocamera. Ok, guardate qui la texture della verniciatura del veicolo, davvero una figata, metallizzata. La luce batte sul metallo, quindi da tutti questi effetti, questo effetto di puntini luminosi, puntini più illuminati, meno illuminati, la luce viene riflessa e rifratta al contempo, davvero davvero fatto bene. Questo è Mama's Jammer, Rip Rudy, see you in heaven, Cas. Ci vediamo in paradiso, cugino. Va bene, probabilmente queste qui comunque sono tutte storie, missioni secondarie che potremo esplorare in GTA 6. Questo è uno shot interessante perché abbiamo uno specchio d'acqua, acqua e fango. Le riflessioni qui, sincero, non sono così accentuate, ma sono realistiche perché l'acqua è torbida. Qui possiamo vedere la riflessione di questo personaggio e anche qui del suo quad. Qui però non vedo il riflesso magari di questo personaggio o di altri particolari. Sinceramente parlando, non è così importante, perché a meno che uno non si soffermi proprio perché è un maniaco della grafica e deve andare a vedere tutti questi crismi, tutte queste criticità, non è così importante assolutamente. Bello l'effetto di fango sulla telecamera, sicuramente. Oltretutto, e al tramonto si vede la palette cromatica, anche qui è molto molto calda, qualcosa che mi piace. Ancora una volta hanno studiato estremamente bene il percorso della luce. Questo qui è sicuramente un video fatto con uno smartphone. Guardate come la parte in ombra del soggetto e dell'ambientazione è esposta bene, mentre le parti dove batte il sole è sovraesposta. Perché gli smartphone, questo in gergo tecnico, non hanno un'enorme gamma dinamica per quanto riguarda video, per quanto riguarda dirette sui vari social media, quindi questo è fatto in maniera estremamente realistica. Guardate il sole come appunto sovraespone alcune zone e fa perdere dettaglio. Anche qui buona profondità di campo. Sembra quasi che questo video sia stato girato con un iPhone. Quindi bello, bello, bello. Ci piace. Questa è una scena che dura un secondo, purtroppo. Però mi piace davvero tanto. La palette cromatica, verde, rosso, colore caldo, colore freddo, la notte, neon, i riflessi del neon sui vestiti bagnati dei personaggi, magari sono sudati. Questa è davvero una bella immagine, ma si capisce che è una cutscene, questo non può essere gameplay. Se fosse gameplay sarebbe pesantissimo da renderizzare. Però davvero davvero bello, molto, in questo caso è molto contrastata l'immagine perché si è di notte. Sono delle luci che sono direttamente puntate sui soggetti ed è normale che si crei questo grande contrasto. Ok, qui possiamo vedere, guardate qui la macchina della polizia. A un certo punto il suo faro, ecco qui, crea una Starsun. È praticamente It Cures Emotion, fantastico, non l'avevo letto. Questa è la rifrazione della luce nel fanale proprio. Cioè quando la luce batte sulla plastica del fanale si dirama in varie direzioni e quindi crea questo effetto. Bello, davvero bello. Oltretutto notiamo come ci sia dettaglio sulle mani, che suppongo questo qui sia il personaggio maschile. Davvero un livello certosino da questo punto di vista. I dettagli nella macchina, ok, il cruscotto è estremamente realistico. Guardate poi la bandana, come si vede bene, un lavoro fatto davvero a regola d'arte. E volevo guardare un attimo la pelle del personaggio, cioè qui c'è un trucchetto. Guardate l'orecchio come meno definito rispetto alla faccia, rispetto al viso del personaggio, perché noi andremo a prestare attenzione più all'espressione del personaggio e non tanto ad altri particolari del volto. Normalissimo, non c'è assolutamente nessun problema, però poi ci sono dettagli che secondo me sono anche un pochettino inutili in questo shot. Cioè guardate qui, si vede praticamente la riga della cucitura della maglia del personaggio, quindi è... Va bene Rockstar, va bene, sono abbastanza fomentato. Qui, questo è importante.
Questo qui è un riflesso. Si riesce a vedere la macchina che passa nello specchietto? Sì, sì, c'è il riflesso. C'è il riflesso nello specchietto. Quindi questo qui è con il ray tracing. GTA 6 supporterà il ray tracing, ma questo si sapeva, ovviamente. E ci sono le riflessioni e rifrazioni dinamiche negli specchi. Tanta roba, tanta roba. Bellissima lei. Davvero un bel personaggio femminile. Guardate il dettaglio sulle banconote. Aspettate un attimo. Non so se avete capito. Se ci si riesce a leggere su, in pratica. No, ho sbagliato. Allora, se avessi fermato il video in un altro frame un po' più preciso, avremmo letto ogni dettaglio sulle banconote. Guardate poi, appunto, la pelle qui non è perfetta. Un ottimo effetto di luce qui sul braccio della ragazza. I capelli mi sembrano non estremamente realistici, però ci sta. Mi piace, questa è una... Guardate poi, non l'avevo visto, il dettaglio della pelle dei sedili, qui. Qui si vede un po' di più perché c'è una luce, c'è una zona d'ombra e una zona di luce. Qui invece si perde dettaglio per l'illuminazione. Hanno fatto un lavoro assurdo per quanto riguarda le luci, davvero. Qui possiamo notare, ok, il gas di scarico delle moto. A livello grafico, questo mi sembra uno degli shot peggiori visti fino ad ora. Insieme a quello lì del signore sulla barca. Però, ok, ci sta, sono soggetti in movimento. Dato che questa è una grande mole poligonale, non hanno potuto concentrarsi tanto sui dettagli, perché appunto devono muoversi, devono essere dinamici. Però, se guardate qui a terra, c'è un enorme dettaglio per quanto riguarda le texture del marciapiede, dell'asfalto, dell'erba. Quindi è giusto così. In alcune zone si spinge col dettaglio dove si può spingere, in altre si deve un attimo stare attenti per non appesantire troppo l'hardware. Bello l'effetto della luce qui, tipo serie TV. Mi piace molto come la luce venga castata su tutti i materiali. Qui vediamo le bottiglie che riflettono luce, quindi sì, qui c'è il ray tracing attivo sicuramente. Sarebbe figo vedere un po' di riflessi, ma questa è una scena molto movimentata, uno non si sofferma a vedere nel dettaglio quello che succede sulle bottiglie, giustamente. Ok, qui c'è del lens flare. Il lens flare è questa imperfezione che vedete qui, perché la luce batte sulla lente non in maniera diretta, entra nei lati della lente e quindi crea questo flare, appunto, che abbassa il contrasto, abbassa la qualità grafica, però artisticamente parlando è qualcosa che a me piace vedere se è controllato bene. Bello, mi piace, ma questa è una scena pre-renderizzata, ci sta. E che altro c'è da notare qui? Sì, i capelli, come ho detto prima, non sono estremamente dettagliati. Ma vi posso dire una cosa. Chi è che va a guardare precisamente i capelli di un personaggio? Anche perché il dettaglio qui c'è. Si riescono a vedere le ciocche di capelli, gli orecchini, come i capelli vengano messi sulle orecchie. Qui, sinceramente parlando, non è nemmeno necessario, secondo me. Anche qui la pelle del personaggio maschile, i peli sul petto, sono dettagliati, ragazzi, c'è una pulizia grafica assurda. Qui notiamo molto meglio i capelli del personaggio, qui c'è poco dettaglio ma è una zona d'ombra, quindi sono tutte, sapete, pippe che mi faccio io da fotografo. E qui notiamo un enorme dettaglio per quanto riguarda l'intarsiatura di questa cornice. Bello, 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 bello. Qui ci sono nubi volumetriche, la foschia, la polvere che viene permeata dalla luce del sole e quindi riflette e rifrange la luce in un modo estremamente realistico. Poi guardate qui sul metallo la parte che viene sovraesposta perché c'è molta luce. Il sole che crea ancora una sunstar ed è un effetto da serie TV fondamentalmente, molto molto bello, mi piace un sacco. Anche perché passa attraverso due strati di vetro, c'è lo strato di vetro posteriore e la porta, estremamente realistico, davvero davvero bello. Tiriamo le nostre dovute conclusioni. GTA 6 credo che sarà bellissimo, ovviamente a livello grafico abbiamo già visto dal trailer che c'è davvero tanta carne al fuoco, uno studio davvero maniacale per quanto riguarda alcune condizioni di luce. Siamo entrati nell'era del ray tracing, nell'era delle luci dinamiche, delle riflessioni e delle rifrazioni in tempo reale, quindi è giusto che ci sia questo tipo di cura per quanto riguarda alcuni particolari. Davvero davvero bello. Però vi ripeto, questo è un trailer, dobbiamo vedere giocato su PC.
perché sulle console, per quanto possano essere ottimizzate per alcune cose, sappiamo che non raggiungono il livello di dettaglio di un PC, non riescono ad essere potenti appunto quanto una macchina da gioco studiata appunto per quello. Il gioco sarà pesante? Sicuramente sarà pesante. Io però ricordo che GTA V, come detto dagli sviluppatori di Rockstar, nella versione PC girava in 4K dettaglio medio, più o meno, poi andando a giocare un pochettino con altre impostazioni, su una GTX 970. Stiamo parlando di un gioco di 10 anni fa. La GTX 970 con i suoi 3.5 giga di RAM DDR5 e 0.5 giga di RAM più lenta riusciva comunque a tenere un gioco, quel gioco, sui 4K ai 30 fps. Io suppongo, dato che uscirà nel 2026, che sarà ottimo da giocare su una RTX 5000 o su una RX 8000, giustamente. Visto l'enorme livello di dettaglio grafico, l'enorme maniacalità per alcune texture e altre cose, spero che ci daranno delle schede video con minimo, ma minimo, 16 giga di RAM, perché altrimenti, secondo me, sto gioco al massimo non riuscite assolutamente a giocarlo. In definitiva, dobbiamo aspettare il 2026 o almeno la versione console per avere un'idea di fondo di come sarà questo nuovo GTA 6. Grazie mille per aver seguito il video, ragazzi. La sezione commenti è tutta la vostra, cioè scrivete, fate quello che volete, commentate, fatemi sapere quali sono le vostre aspettative per il nuovo GTA 6, fatemi sapere se avete notato qualcosa di interessante nel trailer che magari a me è sfuggito, e soprattutto, tradirete la PC Master Race e comprerete una console next gen solo per giocare a GTA 6 il prima possibile? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mi piace, iscrizione, campanella, e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!